Sostenere le imprese, Luca Burrafato, responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente, Africa Alliance, gli do il benvenuto sul palco, buongiorno, e il dottor Francesco Minotti, ciao, amministratore delegato del Medio Credito Centrale. Allora, si mette là anche lei così, io mi tengo come i politici, l'importante è avere sempre una poltrona dove... Allora, abbiamo due grandi società, una totalmente privata, 100%, e una totalmente pubblica, che è appunto il Medio Credito Centrale. Il tema del sostenere le imprese, è interessante che siete insieme in questa apertura di questa seconda giornata, perché entrambi, con gli strumenti che avete a disposizione, ci potete raccontare come affrontare questi grandi cambiamenti che ci sono. Allora, partiamo dallo scenario economico e come si naviga in questo mare di incertezze che ci sono, e direi, vista la questione russa, che la teniamo, come dire, di sfondo, il tema dell'assicurazione diventa centrale. Sì, diventa centrale, però la cosa importante, prima la, diciamo, citando anche quello che diceva correttamente Jacopo Moschini, le aziende italiane sono arrivate prima della pandemia molto, molto più solide di quanto si potesse pensare. Noi lavoriamo molto con i dati. Un dato importante è che in uno studio di un certo numero di aziende medie italiane, queste aziende italiane tra il 2011 e il 2019, si è sempre detto che le aziende italiane erano sottocapitalizzate. Bene, in quel periodo sono passate da un peso dell'indebitamento di terzi verso il totale dell'indebitamento che era dal 40% sotto il 10%. Quindi sono arrivate pre-pandemia con fondamenta molto più solide e quindi chiaramente la loro competitività era molto forte. Sono uscite dalla pandemia ancora più forti. Quindi quando siamo usciti dalla pandemia non è un caso che l'economia italiana per la prima volta cresce più delle economie europee. Si parlava sempre del famoso rimbalzo dopo il Covid. Dopo, certo, il Covid. Beh, oggi il saldo è positivo. Che è il grande spettro, no? L'idea che ci sia una grande crescita, esatto, poi a un certo punto... Oggi il saldo è positivo, siamo più 2,5% rispetto a quello che è venuto in pandemia. Non solo, ma oggi l'Italia, a differenza del passato, cresce più che la Germania. Stiamo parlando dell'1% quando la Germania non cresce. Quindi il dato è che le aziende sono molto più solide. Lo scenario è sicuramente complesso, ma se ci ricordiamo un anno fa c'era purtroppo la guerra, c'era l'inflazione, c'era i tassi di interesse che aumentavano, tutto il tema dei trasporti, dell'approvvigionamento. Oggi non è molto cambiato, l'inflazione ce l'abbiamo. È diverso. La guerra c'è ancora. E perché è diverso? Perché le aziende, soprattutto italiane, hanno avuto la capacità di creare degli anticorpi per cui riescono ad andare all'estero ed essere competitive. Questo è l'elemento forse più importante. Faccio un altro esempio. Si prevede che quest'anno le aziende italiane faranno più 50 miliardi di esportazioni. Bellissimo. Solo che questi 50 miliardi saranno fatte per la metà in paesi europei e negli Stati Uniti. Ora, la cosa abbastanza incredibile è che quest'anno nell'Italia ci saranno circa 9.000 aziende insolventi. In Francia 59.000. Nella mitica Germania 17.000. La Gran Bretagna quasi 38.000. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente sono paesi nei quali bisogna continuare a esportare, ma bisogna anche proteggersi. Io penso che le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie aziende, hanno fatto dei passi da gigante da un punto di vista della struttura. Cioè, lei sta dicendoci che il quadro è sostanzialmente un po' cambiato, no? Mentre prima, fino a qualche anno fa, il modello Francia-Germania, in particolare la Germania, no? Un punto di riferimento assoluto, ora... A parte che la crisi tedesca non è che ci può far sorridere, no, anzi il contrario, perché esportando noi lì, dice, non è che è un problema grosso anche per noi. Ma questo tema dell'insolvenza, questi numeri, poi ci torniamo, fanno una fotografia dell'Italia che ci dice che cosa? L'insolvenza maggiore in questi paesi rispetto ai nostri. Che le aziende italiane non sono soltanto più competitive, ma anche sono soprattutto più solide. E l'essere più solide le permette, perché il tema della competitività non è mai stato in discussione, era il tema della loro fragilità. Oggi non sono più fragili. Sono molto più strutturate, anche perché hanno sviluppato, purtroppo, dopo il 2008-2009, degli anticorpi che le hanno permesso poi di sopravvivere, nonostante ci fosse in quel periodo un sistema finanziario e bancario che non le sosteneva. Dottor Minotti, come dicevamo, amministratore delegato e direttore generale del Medio Credito Centrale, banca pubblica controllata al 100% dal gruppo Invitalia. Voi avete consolidato il vostro ruolo istituzionale, la mission è quella di sostenere il tessuto economico e imprenditoriale del paese e facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Allora, chiederei proprio da qui, abbiamo sentito, come dire,
il ruolo del privato, il ruolo del pubblico, che in questo caso voi in qualche modo lavorate in modo integrato. Noi lavoriamo in maniera integrata con tutto il sistema bancario, nel senso che Mediocredito ha diciamo due attività, una di banca diretta, partita d'attenzione al mezzogiorno, e ha un'attività in collaborazione con tutto il sistema bancario con le famose emissioni delle garanzie. Per dare una dimensione, un ordine di grandezza, oggi abbiamo circa 220-230 miliardi di euro di finanziamenti che sono assistiti dalla garanzia del Mediocredito, quindi una dimensione enorme, con un salto epocale nel periodo pandemico. Nel 2021 c'è stato da parte del Mediocredito uno sforzo, un salto, per cui in due anni si è fatto quello che si era fatto in vent'anni. Questo ovviamente ha inserito, sostenuto il sistema, tutta una serie di liquidità che ha contribuito a irrobustire le aziende, come diceva prima il collega. Oggi noi vediamo un tessuto più robusto, ma un tessuto che si deve ancora più irrobustire, perché come dicevi tu in apertura, succedono oggi sempre più fenomeni internazionali tragici, tremendi. Abbiamo vissuto la pandemia, abbiamo vissuto la guerra, adesso stiamo assistendo in diretta a episodi drammatici che accadono in Russia, insomma. Oggi dobbiamo lavorare tutti per avere imprese sempre più robuste, sempre più capitalizzate, sempre più, diciamo, capaci di andare sui mercati. E su questo è la mission di Mediocredito, che è completare l'offerta bancaria con un supporto pubblico che consenta anche a tutte le banche di essere più vicini, perché voi immaginate che il 15-20% del credito bancario oggi è sostenuto dalle nostre garanzie, e questo vuol dire risparmiare capitale, vuol dire consentire a tutte le banche commerciali del sistema di poter offrire più credito. E quindi, diciamo, il ruolo di Mediocredito è sempre più integrato nel sistema, è sempre più, diciamo, orientato a supportare il sistema. Speriamo finisca questa fase, diciamo, emergenziale, e che si possa nei prossimi mesi, ma qui c'è un dialogo molto intenso, una grandissima attenzione da parte di Confindustria, di ABI, di Mediocredito e di tutti i soggetti coinvolti, per, diciamo, arrivare a una nuova definizione per i prossimi anni, per dare una stabilità, una robustezza ulteriore al fondo. Senta, le voglio chiedere questo. Il tema dell'inflazione, che ieri abbiamo accennato, in questo momento la Banca Centrale Europea lo sta affrontando con la solita, non voglio dire facile ricetta, ma con lo strumento che ha di più a disposizione, che è quello di alzare i tassi. Le chiedo intanto se questa politica basta da sola per combattere l'inflazione, e lei, non che suggerimento darebbe alla Lagarde, ma... Permetterei mai. Beh, insomma, qualche suggerimento ogni tanto comunque anche lì ce n'è bisogno. Solo parte in causa. Esatto. Ecco, però, come si combatte l'inflazione? Allora, l'inflazione è esplosa, noi abbiamo vissuto in questo paese per decenni con una inflazione altissima, poi abbiamo passato un periodo lunghissimo in una situazione completamente opposta, e quindi ci siamo totalmente disabituati ai fenomeni inflattivi. È ovvio che oggi, nell'attuale architettura europea, il tema dell'inflazione è un tema complesso. Perché? Perché Draghi ieri peraltro ha detto, era a Parigi, no? Partecipato a una conferenza internazionale, parla pochissimo Draghi, le volte che parla, come dire, no? Centellina le parole, rimangono. Come cultore della materia. È cultore della materia, insomma, la questione del 2% relativa all'inflazione, lui ha ricordato ieri essere un punto di riferimento. Punto di riferimento è la base dell'attuale Costituzione europea. Certo, dall'8 al 10% che abbiamo vissuto, arrivare al 2 non è una roba a cui questo si arriva di questo volevo chiedere, esatto. Per cui c'è stata un'esplosione, una fiammata inflattiva che ha scosso tutto, diciamo, l'Europa e il mondo. La risposta delle banche centrali è stata una risposta decisa, una risposta forte. Ovviamente in questi momenti ci sono dei riassetti, c'è uno squilibrio nel mercato, nel senso che oggi l'esplosione del costo del debito per l'impresa, piuttosto che per le famiglie con i mutui, pesa a fine mese. Né si possono innescare ulteriori meccanismi inflattivi, quindi bisognerà tutti quanti lavorare per ritornare a situazione equilibrata. Passare la politica cosa può fare, secondo lei? Adesso lei ha un ruolo, come dire, gestisce un'importantissima banca pubblica, quindi voglio dire... ma secondo lei quali possono essere anche gli strumenti di politica economica che si possono mettere in campo? Allora, la politica economica ha fatto tanto, soprattutto, diciamo, in questi ultimi anni, per sostenere, diciamo, una ripresa dell'economia.
Ovviamente quel boost che è stato dato all'economia, quella spinta che è stata data a tutta una serie di attori associati alle tematiche della guerra, dell'energia e quant'altro, ha contribuito in questa prima fase, perché sono state politiche espansive e per definizione le politiche espansive sono generative di inflazione. Oggi dobbiamo trovare un equilibrio tra quello che fanno i singoli stati, la Banca Centrale Europea, le banche centrali in senso più ampio, per trovare un equilibrio e tornare a convergere verso una situazione più sana, dove un pochino di inflazione va bene, zero inflazione fa male, tanta inflazione fa male. Quindi bisogna costruire un percorso virtuoso che è fatto di tanti ingredienti, sicuramente è un ulteriore elemento di volatilità, un ulteriore elemento per cui l'imprenditore non può non fare i conti, sia nella gestione del proprio acquisti e vendite, sia nella gestione del proprio debito, per cui è fondamentale tenere sotto controllo questi aggregati. Nel secondo giro parleremo degli strumenti di finanza innovativa e quindi i basket bond, perché sono stati evocati nelle tesi del Presidente Di Stefano, e so che su questo lei ha anche appunto delle notizie molto puntuali da darci. Però finiamo questo secondo giro. A proposito di rischi, parliamo della guerra, quella fisica, quella combattuta con i soldati sul campo in Russia, e vi do l'ulteriore aggiornamento live, scusate, ma penso che interessi a tutti voi per rendere anche viva la cosa che stiamo facendo. Rostov è presa, contemporaneamente c'è un raid russo nel quartiere generale della Wagner a San Pietroburgo, quindi non so se mi spiego, nel cuore. Si sta combattendo direttamente all'interno della Russia, quindi è in corso, qui nessuno ancora, i giornali lo chiama così, ma un colpo di Stato, il circo lì intorno a Putin, è evidente che è chiaro che non è un'iniziativa, vado per interpretazione rispetto a quello che leggo dalle agenzie, cerco di interpretarle, è evidente che non è un'iniziativa della Wagner, è evidente che c'è qualcosa di molto più profondo all'interno del sistema russo, nessuno ancora lo sta scrivendo, ma dalle notizie che leggo sui giornali internazionali e da quello che arriva mi pare assolutamente, assolutamente evidente che non sia un'iniziativa della Wagner di per sé, ma che la cosa è molto più profonda e che quindi investe direttamente Putin, che nelle prossime ore vedremo. Allora, però dicevo, non c'è soltanto questa guerra, c'è anche il tema della sicurezza informatica, della guerra informatica, e su questo è un altro grande fronte al quale spesso le aziende devono tenere in considerazione. Quanto incide, ed è importante, la cyber security nel mondo di oggi? La cyber security è fondamentale, però il dato importante, quando parlavo delle aziende italiane che devono fare uno step successivo, adesso lo step successivo è di andare all'estero, non soltanto con la spada, ma anche con l'elmetto e con lo scudo. Io ti do un dato importante, oltre 1.600.000 aziende italiane non ha alcun tipo di copertura assicurativa. Quanto? 1.600.000 aziende italiane non ha alcun tipo di copertura assicurativa. Tu immagina un'azienda esportatrice che deve andare all'estero completamente senza protezione. Certo. All'interno però, tieni conto un altro dato interessante, che la spesa media per copertura assicurativa in Italia è intorno ai 14.000 euro. Nel mercato internazionale è oltre 24.000 euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque la cultura assicurativa, la cultura per proteggersi è molto, soprattutto sulle piccole e medie aziende, non è ancora così sviluppata. E la cosa che colpisce di più è che oggi le assicurazioni che vengono stipulate sono quelle tradizionali. Le assicurazioni per il cyber security sono molto poche, ma se consideriamo che nei primi 6 mesi del 2022 ci sono stati oltre 1.500 attacchi informatici, ancora c'è l'approccio dove si pensa, tanto a me non capita. Poi quando ti capita, quello che accade normalmente è di dover pagare un riscatto in Bitcoin. Il classico riscatto, quello che c'è. Quindi lo sforzo ulteriore per le aziende, dobbiamo fare tutti noi dal mercato assicurativo con Confindustria e con le aziende italiane, è di creare consapevolezza, perché in termini di competitività il Made in Italy comunque vince. Però poi, quando si vuole competere ad armi pari, bisogna invece crearsi tutta una serie di scudi di protezioni che sono lato finanziario, ma anche sul lato assicurativo. Su questo, un flash su questo e poi andiamo ai basket bond. Quanto conta, quando le aziende arrivano da voi, essere tutte in regola anche da un punto di vista, della sicurezza, nel rating? Allora, nella valutazione dell'azienda è ovvio che più l'azienda è assicurata nelle proprie attività, quali esse siano, e più dal punto di vista della banca, che sia la banca pubblica o che sia la banca privata, c'è attenzione e
una miglior percezione del rischio associato. Quindi l'impresa che si assicura fa bene non solo per questo, ma fa bene anche nei confronti del credito bancario. Questo normalmente nei meccanismi di scoring e di valutazione delle banche è inserito, quindi è un qualche cosa che l'uomo di banca cerca di capire, perché l'azienda ben assicurata è un'azienda un po' più solida, evidentemente, di un'azienda pari ma senza le dovute assicurazioni. Dobbiamo chiudere, ma non posso non chiedere la questione dei basket bond. Che cosa possiamo fare? La finanza innovativa è innovativa, ma abbiamo visto è uno strumento ancora poco utilizzato, no? È uno strumento, diciamo, che si sta sviluppando. Me lo spiega come se fosse, lo spiega un ex studente di liceo classico che ha fatto il liceo classico apposta perché c'era poca matematica. Quindi me lo spiega. Basket bond in versione umanista. Bravo, esatto. Allora, cos'è il basket bond? La prima prova di stupido, direi. No, beh, non mi permetterei mai. Carità, prego. Il basket bond cos'è? È in primis uno strumento di finanziamento oltre al credito bancario. Noi ci parliamo sempre di aziende che hanno mediamente non tutto quel capitale che vorremmo, che sono tradizionalmente bancocentriche. Il basket bond è un modo per finanziare l'impresa, diciamo un canale parallelo a quello tradizionale bancario, che detto da banca sembra controintuitivo, dicendo tu devi fare credito bancario perché vai, esatto, a essere, diciamo, il profeta in un altro modo di far credito. In realtà il sistema bancario è ben contento di fare sharing dei rischi e quindi servono diverse fonti di finanziamento all'impresa, e quindi avere altre modalità, che può essere il private debt piuttosto che i basket bond, sono qualche cosa di positivo nel sistema. Noi siamo i principali coinvestitori su questo tipo di strumento accanto a CDP, oltre il 50% delle emissioni in Italia hanno visto, diciamo, l'attenzione e la partecipazione di Mediocredito nei vari ruoli, soprattutto di coinvestitore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'impresa sostanzialmente mette un'obbligazione, questa obbligazione viene valutata dagli investitori insieme ad altre obbligazioni di altre imprese, entra in un portafoglio, normalmente assistito da delle garanzie ulteriori da parte del fondo del Mediocredito piuttosto che con altri meccanismi, o piuttosto con, anche si lavora molto con delle regioni, con le regioni, per esempio Regione Campania, Regione Puglia hanno avviato programmi importanti con noi. Quindi è uno strumento di finanza alternativa. Quella, la suggestione bella che veniva ieri dalla relazione del Presidente, era di pensarlo in una versione young, nel senso una versione rispetto allo strumento tradizionale, un pochino, diciamo, più bassa nelle size e nei costi d'accesso, per andare a supportare, diciamo, anche l'impresa, diciamo, più giovane, l'impresa che si affaccia al mercato, perché è un modo anche di educare l'impresa a ragionare col mercato. Il basket bond è un primo modo per affacciarsi a una ricerca di capitale diverso rispetto a quella tradizionale dello sportello bancario. Quindi è qualche cosa che non solo finanzia l'impresa, ma irrobustisce la cultura d'impresa, e quindi riteniamo che sia un qualche cosa di strategico. Cioè, su questo, tra l'altro, lavoriamo tanto con Confindustria, quindi è un qualche cosa a cui io penso... C'è già una consuetudine, insomma. È già una consuetudine, diciamo, c'è spazio per fare molto di più. L'impegno di Mediocredito è cercare di fare molto di più e raccogliere le suggestioni che sono emerse, diciamo, nel dialogo costante che abbiamo proprio con Confindustria, per fare sempre di più. E quindi invito, i giovani imprenditori di confrontarsi anche con questo strumento, perché credo che possa contribuire anche alla crescita dell'impresa. Un'ultima parola: nel 2014 c'ero. E come ha detto Jacopo, sono convinto che questo posto sia un posto giusto per fare cose interessanti e importanti per il paese. C'ero nel 14. È una bella chiusa. Grazie a Francesco Minotti, amministratore delegato Mediocredito Centrale. Grazie a Luca Burrafato, Allianz Trade. Abbiamo aperto la prima... Ciao, grazie. Ciao.